Ciao a tutti, è da 40 minuti che siamo bloccati sull'autostrada vicino a Savona. È uno scandalo, è uno schifo, veramente sono 2 anni e mezzo che questa situazione. Pensate se succedesse qualcosa a qualcuno, stesse male, muore qui. Allora io mi chiedo, i dirigenti di autostrade, abbiamo Tommasi, che è il CEO, perché non si prende una macchina e porta davanti o dietro, si siedono con l'autista, porta dietro anche il dottor Mari, ex banchiere, IMI, e si fanno un bel giro sulle autostrade e capiscono che cazzo stanno gestendo questi due qui. Ma devono venire, io quando c'è un problema in un'azienda ci vado e metto le mani dentro, loro non mettono le mani dentro, perché 2 anni e mezzo che così, lavoro in corso, non se ne vedono, no, scusate, ho visto un signore con la divisa, con la tuta da lavoro, con un pennello e un secchiello di vernice, non credo che sia lui a risolvere i problemi, ma io mi auguro proprio che Tommasi venga e capisca che roba sta gestendo e si porta in macchina anche il presidente, no? Giuliano Mari, si fanno un bel giro, partono da Milano, da Roma dove sono, e si fanno un bel giro sulle autostrade e così vedono come gestiscono questa operazione qui. È uno scandalo, è gestita da gente incapace, perché non è possibile chiudere tutto, devono chiudere in base allo stato avanzamento dei lavori eccetera eccetera, non puoi tenere la gente 5-6 ore in fila sotto. Guardate, è una roba scandalosa. Prendetevi una macchina, va, tutti e due. La benzina la pago io se avete dei problemi. E venite a vedere, fate pagare anche il biglietto. Ma è una follia. Incapaci, una follia.